inaugura oggi la sede dell'ANCE Ragusa. Pensate, a soli 11 mesi dal tragico evento che purtroppo vide andare in fumo buona parte della storia dell'ANCE Ragusa, appunto. Oggi la sede è stata letteralmente ristrutturata e sempre più all'avanguardia. Now the dark days are gone, now the bright days are here. My sunny one, joy so sincere. Sunny one so true, I love you. Il 2 febbraio del 2016 alle ore 20 abbiamo subito questo grave incendio e grazie alla tempestività dei vigili del fuoco è stato domato senza recare danni alle proprietà vicine. Il giorno dopo effettivamente eravamo molto preoccupati perché è un po' sconfortati, non sapevamo cosa fare, se acquistare una nuova sede, se affittare una nuova sede o ristrutturare la sede. Poi il direttivo secondo me ha fatto la decisione più giusta di ristrutturare l'immobile e grazie alle nostre forze in tempi rapidi abbiamo riaperto la sede subito dopo Natale. Una sede storica che si appresta quindi ad accogliere anche per il futuro appuntamenti importanti. Sì, la sede è rimasta quella che era ovviamente. Durante l'incendio molte cose si sono distrutte. Effettivamente di storico abbiamo raccolto qualche cosa e abbiamo voluto riempire le nostre pareti con le fotografie dei nostri soci storici dell'ANCE, questo almeno questo ricordo è rimasto. Per il futuro diciamo che oggi la sede ANCE ha tutti gli standard per ospitare convegni e prima di Pasqua ne faremo uno per quanto riguarda il nuovo codice degli appalti, perché non abbiamo avuto la possibilità di organizzarlo l'anno 2016, perché effettivamente non eravamo organizzati a fare questo. Quindi prima delle feste di Pasqua organizzeremo questo convegno sul nuovo codice dei contratti e l'associazione quindi ritorna ai vecchi lustri di una volta. Un momento importante per l'ANCE Ragusa, finalmente la storica sede ritorna ai suoi lustri dopo purtroppo un tragico evento. Purtroppo sì, è stato un tragico evento che ci ha colto di sorpresa un po' tutti, ma con l'aiuto di tutto il sistema dell'ANCE regionale siamo riusciti anche a ricostruire questa sede nella speranza che più avanti il sistema dei lavori pubblici ritorni ad essere foriero di grandi investimenti per la Sicilia, che è una terra dannatamente martoriata da tantissimo tempo, e che possa partire da qui un grido di rilancio per gli investimenti e per le infrastrutture, per l'occupazione e lo sviluppo del territorio di tutta la Sicilia. Si attende anche dalla Regione Sicilia che qualcosa inizi a muoversi. Ma siamo tutti speranzosi che a giorni dovrebbe muoversi qualcosa anche dalla Regione Sicilia. Abbiamo sollecitato tantissime volte il Presidente, la Giunta, sono stati sempre disponibili, ma risultati fino ad oggi non ne abbiamo visti. Quindi confidiamo ancora una volta e lanciamo un appello affinché tutte le opere che sono bloccate vengono sbloccate per dare possibilità alle imprese, ai lavoratori e alle famiglie di poter lavorare con dignità e con passione. Da una negatività, come diciamo spesso, abbiamo tratto una cosa estremamente positiva. Siamo riusciti con gli sforzi dei nostri associati, del nostro sistema bilaterale, delle nostre associazioni regionali a ricevere insomma contributi, solidarietà, e siamo oggi in una sede prestigiosa, rifunzionalizzata, riqualificata, strutturata, più funzionale, ecosostenibile. Insomma, siamo veramente contenti di quello che siamo riusciti a fare in meno di 100 giorni di calendario. Non abbiamo mai perso d'animo il nostro buon spirito pragmatico, per cui insomma in questo anno dal 2 febbraio 2016 ad oggi abbiamo sempre continuato a lavorare anche se in un'altra sede, però ecco, la difficoltà
realtà era proprio quella là di non poter dare tutto il meglio di cui noi siamo abituati. Ora abbiamo la nostra nuova sede, siamo contenti di poter svolgere il nostro ruolo per le imprese associate, per il territorio, per gli stakeholders, insomma per tutti i soggetti e gli attori del settore delle costruzioni. L'esempio di Ance Ragusa è la forza dell'Ance. Esistono 110 Ance Ragusa in giro per l'Italia. Questa è la forza del nostro sistema, poi quello che hanno fatto in così breve tempo e con questa qualità va a merito loro, insomma, un gran bel lavoro. Non vorrei che fosse un esempio di un'economia che riprende con, sempre e solo con i soldi dei privati, perché laddove ci sono soldi dei privati poi si riesce ad attivare qualcosa. Serve che ci siano più risorse pubbliche che vengano destinate per lo sviluppo del paese, ma questo su tutta Italia, non solo qui a Ragusa. I wanna thank you for the facts from A to Z.